La musica nel mondo classico. Questo è il tema dell'esibizione finale dell'Orchestra Giovanile dell'Irpinia nella chiesa di San Nicola di Gesualdo. Il maestro Massimo Testa, apprezzato direttore d'orchestra in Europa e oltremare violinista e compositore, nonché docente al Conservatorio Cimarosa di Avellino, ha saputo motivare con entusiasmo i piccoli musicisti. Abbiamo sentito il suono che nasceva dai suoi gesti. Il comando dell'orchestra, la direzione, vorrei sentire la sua voce, almeno che parlasse di questa esperienza attraverso un pensiero, un ricordo. Io ringrazio veramente con tutto il cuore gli amici, i colleghi, i musicisti che mi hanno coinvolto in questo progetto, perché io dico un progetto che ho sposato subito in qualche modo nella mia modesta disponibilità della mia attività, ma veramente con grande piacere, con grande attenzione. Il progetto dell'Orchestra Giovanile dell'Irpinia nasce nel 2015 da un protocollo d'intesa sottoscritto fra il San Tommaso d'Aquino di Grotta Minarda, l'ex Cillo Palermo di Gesualdo, l'Istituto Superiore Eclanum, Liceo Musicale Carlo Gesualdo e il Mancini di Ariano Irpino, oltre alle associazioni territoriali come la Corale Polifonica Santa Maria Maggiore di Grotta Minarda, il Rotaract Avellino Est e il Centro Musicale di Grotta Minarda. Al secondo anno di attività l'organico si è ampliato con gli alunni di tromba del Dipresco di Fontanarosa. L'originalità del progetto è stata quella di dar la possibilità ai giovani musicisti di suonare al fianco dei propri docenti. Così il concerto gesualdino è stato l'ultimo appuntamento del percorso dell'anno scolastico, raccogliendo applausi e consensi.